Amici bentornati, vorrei approfittare di un clima particolarmente mite per inaugurare una nuova rubrica che si chiamerà I diari del fotografo. Nel corso di una serie di video andrò di volta in volta a spiegarvi quelli che sono stati gli shooting che mi sono trovato a dover realizzare, le problematiche in cui sono incappato e le soluzioni che ho trovato. Partiamo quest'oggi con uno shooting relativamente semplice. Vi parlo di questo shooting semplicemente perché è l'ultimo che ho realizzato in ordine di tempo e quindi ce l'ho ben fresco in mente. Nel corso dei successivi video andrò a riesumare sia degli shooting che ho realizzato in passato, sia degli shooting nuovi che vi porterò di volta in volta. Oggi ci occupiamo di uno shooting di indossato per un negozio di abbigliamento di Milano. Si è trattato di uno shooting, come dicevo, relativamente semplice, nel senso che la posa è stata quasi sempre la stessa, lo shooting si è svolto prevalentemente in esterna, quindi in una location procurata dal cliente, nel senso che il cliente ha un negozio con una vetrina e con un giardinetto interno, lo shooting si è svolto appunto in quel giardinetto. La prima decisione che abbiamo dovuto affrontare è stata quella proprio della location, perché questo giardinetto aveva quattro pareti. Abbiamo dovuto scegliere la parete in base sostanzialmente a due fattori, ovvero l'incidenza della luce diretta del sole, quindi abbiamo cercato un angolo dove non ci fosse la luce diretta del sole, per almeno due ottimi motivi. Il primo è che con la luce diretta del sole addosso la modella tende a strizzare gli occhi, perché poverina non è mica un robot, quindi se le arriva la luce del sole in faccia strizzerà gli occhi e i nostri ritratti saranno meno gradevoli. Il secondo motivo, banalmente, è che la luce del sole avrebbe interferito con le luci che io mi ero portato. Il secondo criterio di scelta è stato lo sfondo, perché in questo cortile c'erano delle pareti che erano ricoperte dalla vegetazione, quindi c'erano delle piante, e c'erano invece delle pareti che erano semplicemente dei muri di cemento o delle saracinesche per i box che stavano nel cortile. Discutendone con la cliente abbiamo optato per quest'ultima parete per almeno due motivi. Il primo è che la vegetazione rendeva l'immagine molto confusa, era proprio, non ho neanche fatto gli scatti di prova, si vedeva subito. Con una vegetazione così fitta dietro al soggetto sarebbe stato più difficile percepire quello che era l'abito indossato, sarebbe stato più confuso percepire i colori dell'abito perché c'erano tante cose che entravano in gioco. Mentre su una parete un pochettino più neutra venivano fuori meglio i colori, era più facile distinguere le silhouette. In secondo luogo, molto semplicemente, alla cliente piaceva lo stile un po' industrial, quindi diciamo che ambientare le foto davanti a una parete grigio neutro, anche un po' relicata, anche un po' grunge, anche un po' rugginosa, era una cosa che non le dispiaceva. Infatti abbiamo mantenuto questo stile anche per lo still life delle scarpe, di cui parleremo più avanti. Ora vediamo un attimino l'illuminazione e in generale l'equipaggiamento che è stato utilizzato per questo shooting. Abbiamo utilizzato una luce Godox, in particolare era la D400 Pro. Ho utilizzato questa luce per un motivo semplicissimo: scattiamo in esterna, in un cortile, non c'è l'elettricità, non ho voglia di dovermi portare dietro una ciabatta di 35 metri che faccia tutto il perimetro uscendo anche in strada. Insomma, sarebbe stato molto problematico collegarsi alla rete, per cui ho optato per la D400 Pro semplicemente perché è wireless, perché non ha bisogno di fili. Ho utilizzato un modificatore molto semplice che era un Octavox da 90 cm, quindi molto semplice, quasi banale, classica luce da ritratto, in fin dei conti di questo si trattava, era una sessione di ritratto fondamentalmente. Come sempre la luce è stata sorretta da un fiero treppiede Manfrotto, uno dei miei preferiti che viene sempre con me quando devo utilizzare delle luci. Per l'obiettivo ho scelto un 35 mm fisso e ho utilizzato il 35 mm per buonissima parte dello shooting, perché secondo me il 35 mm si presta molto bene per realizzare figura intera, più che l'85 mm che mi piace moltissimo, ma l'85 mm mi piace utilizzarlo quando faccio primi piani o quando faccio mezzi busti o quando faccio piano americano. Figura intera no, perché mi obbliga ad andare troppo indietro, perché perdo quella profondità di campo ridotta che invece ho quando scatto più ravvicinato, e quindi trovo inutile scattare una figura intera con un 85 mm, soprattutto in un contesto come quello. Si può fare, e a me che non piace, io in quel contesto preferisco usare un 35, anche perché cerco di mantenere una profondità di campo abbastanza ampia, quindi non ho bisogno delle caratteristiche dell'85, ma anzi preferisco quelle del 35, quindi ho tutto il mio frame abbastanza a fuoco, anche perché avrei potuto cercare uno sfocato. Però in un contesto del genere, con un cortile non molto grande,
è stato quasi impossibile separare il soggetto dallo sfondo, quindi il contesto era più o meno come quello che vedete voi adesso. Io sono molto vicino al mio sfondo. In un contesto del genere è difficile sfocare lo sfondo lo si sfoca bene quando il soggetto è distante dallo sfondo e più vicino alla camera. Non essendo questo possibile, non mi sembrava il caso di andare nemmeno a provare a sfocare lo sfondo con una lente più lunga o con una lente con un'apertura maggiore. Ho invece optato per un 35 mm e tanto ho scattato quasi sempre a f8. Dunque 35 mm, vediamo un attimino le impostazioni. Credo di aver fatto l'intero shooting scattando con ISO 100 tra f8 e f11, probabilmente f8, un 125esimo classico. Praticamente tutto lo shooting così, salvo rari momenti in cui cambiava la luminosità per via delle nuvole che si alternavano, quindi magari usciva un po' di sole, poi il sole veniva coperto, per cui essendoci quel minimo di luce ambientale, che io comunque ho combattuto tenendo gli ISO più bassi possibile, quindi avevo prevalentemente il controllo della situazione tramite la mia unica luce. Però diciamo che ogni tanto c'era quel riflesso sui palazzi di fronte, quindi arrivava la luce di rimbalzo dai palazzi di fronte che mi cambiava lievemente l'esposizione. In quel caso non facevo altro che lavorare sui tempi di scatto, lavorando sui tempi di scatto tagliavo la luce ambientale. Se avessi lavorato sugli ISO sul diaframma invece avrei tagliato anche la luce del mio flash, quindi importante questa distinzione. Ora, le fasi dello shooting sono state queste. Innanzitutto, come ho detto, scelta della location, quindi posizionamento delle luci, scatto di prova. Ora, io non sono un amante dell'esposimetro. Non sono un amante dell'esposimetro perché? Perché l'esposimetro fondamentalmente ci dice quando la luce è giusta per ottenere l'esposizione media. Ma in un contesto artistico io potrei non volere quell'esposizione media, quindi io potrei aver fatto tantissima fatica per arrivare a quell'esposizione media per poi dire ok, ma io adesso voglio sovraesporre, voglio sottoesporre. Quindi tempo buttato, potevo guardare a occhio perché l'esposimetro non mi dice esattamente di quanto devo sovraesporre o sottoesporre per ottenere quello che voglio io, mi dice come si ottiene l'esposizione media. Quindi, come ormai sento dire a moltissimi fotografi, anche più grossi di me, Carl Taylor per dirne uno, pensa esattamente la stessa cosa. Facciamo l'esposizione, almeno il mio consiglio è non vi relegate a utilizzare l'esposimetro, facciamo l'esposizione usando gli occhi e la testa e anche l'esperienza, perché io per esempio non ho bisogno dell'esposimetro, io conosco la mia roba. Se io metto la mia roba in un contesto qualsiasi, con una qualunque delle mie camere che sono diverse, hanno su lenti diverse, io so già come devo impostare la luce e come devo impostare la camera, fine. Cioè lo so già per ottenere l'esposizione media, so già come metterla. A seconda anche della distanza, lo vedo subito, dico, ah vabbè, oggi siamo un po' più distanti, aumento la potenza di tot e più o meno lo so già di quant'è per ottenere l'esposizione media. Poi, scatto di prova, guardo e dico, ok, esposizione media va bene, la vogliamo tirare un po' su perché è un ritratto, vogliamo portare un pochettino fuori quello che è l'incarnato, oppure viceversa è una foto drammatica, vogliamo scurirla un po' per avere più ombre, più incavo. Insomma, sono cose che si decidono al momento guardandola e pensando, però almeno io non mi lascio condizionare dall'esposimetro. Ok, mi avete beccato, la verità è che sono pigro e che non volevo portarmelo dietro perché occupa spazio. Mi avete beccato, però quello che vi ho detto è valido. Abbiamo scelto la location, abbiamo posizionato le nostre luci, sappiamo più o meno come posizionarle perché facciamo grosso modo sempre lo stesso tipo di esposizione, perché dopo un po' che fai il ritratto ti abitui a lavorare in un certo modo, hai confidenza con quel setup, non hai molto spazio, quindi non è che puoi giocartela tanto, non hai tante luci, quindi non è che puoi giocartela tanto, fai una cosa abbastanza standard. Ho optato per una luce abbastanza alta, 45 gradi, diciamo quasi una luce Paramount, anche se la modella si muoveva molto, quindi il risultato non è sempre una luce Paramount, ma diventa molto spesso quasi anche una Rembrandt o una Split, perché se si gira da una parte la luce cambia completamente. Ho cercato un setup da poter mantenere per tutto lo shooting, non volevo continuamente spostarla a seconda dei suoi movimenti, quindi ho concordato con la cliente un setup che valorizzasse l'indossato più che la modella, perché in questo caso, anche se è ovvio che tutti guarderanno la modella, però in realtà a noi non interessa, a noi interessa l'indossato perché stiamo facendo vedere i capi. Per cui arriviamo al primo set. Abbiamo scelto una parete, abbiamo posizionato le luci, l'esposizione è fatta, concordiamo con la modella qualche posa che andremo poi ad alternare per quasi tutti i capi perché la cliente ha delle idee molto precise, quindi io in questo caso cerco di creare degli angoli con gli arti della modella, quindi di farle piegare le giunture, far piegare i gomiti, far piegare le ginocchia in modo da rendere più armonica la posa. Alla cliente questo discorso non interessa, infatti ne parliamo durante lo shooting e quello che emerge è che lei preferisce in molti casi avere la modella perfettamente dritta a mo' di manichino,
che è meno piacevole per quanto riguarda la postura della modella, però è meglio in questo caso specifico per quanto riguarda l'indossato, perché così si vede come cade il tessuto ed è questo che interessa appunto alla cliente. Quindi in realtà ci viene più facile giocare con le pose, anche se è meno avvincente il risultato finale dal punto di vista del ritratto puro. Ci viene più facile perché la cliente concorda con la modella delle pose che sono sempre quelle e che servono a valorizzare i capi in particolare che lei vuole mettere in evidenza. Queste pose vengono poi mantenute più o meno per tutto lo shooting, salvo rari casi dove se ne cercano di alternative in base a qualcosa di più particolare che viene indossato. Ora, per l'intera durata dello shooting io scatto in formato portrait verticale, questo a fronte di una specifica richiesta, perché le foto andranno sull'e-commerce e verranno utilizzate tutte con orientamento verticale. Non solo, la cliente ha delle misure specifiche che vuole rispettare, ovvero 2000 pixel per 2500 a 72 dpi di risoluzione. Io le scatto in verticale, verranno poi croppate in post-produzione, perché questo qui non è il formato nativo della camera, il formato nativo della camera è il 3x2, questo è un formato un po' diverso. Quindi in fase di post-produzione vengono tutte croppate, rifilate alla misura giusta e poi esportate esattamente con la misura richiesta dalla cliente. Io le scatto in verticale, tranne alcune che vengono appositamente scattate per altri scopi, ovvero la maggior parte delle fotografie sono per l'e-commerce e devo dire che sono molto contento di questa cosa. Molti dei miei clienti ultimamente mi stanno dicendo: sì, però dobbiamo fare l'e-commerce, però non facciamo quelle foto su sfondo bianco che sono tutte uguali, sono un po' bruttine così. Ora, io non le reputo bruttine, a me piace fare still life, lo trovo rilassante, quindi ci sta, però devo dire che sempre più spesso, sempre più clienti non vogliono il fondo bianco, perché viene comunque percepito come una cosa non vecchia, nel senso è una cosa del passato, è una cosa che si fa ancora tranquillamente e dipende molto dal prodotto, perché se abbiamo un prodotto tecnologico lo sfondo bianco ci sta sempre, se abbiamo un prodotto particolare che vogliamo far vedere in qualche modo lo sfondo bianco ci sta sempre e si farà sempre, inevitabile. Tuttavia sto riscontrando che vengono molto spesso utilizzati degli altri colori, per esempio in uno shooting per un e-commerce di abiti da sposa e accessori da sposa, che di cui vi parlerò in un'altra sede perché è un video più lungo quello, abbiamo utilizzato un fondale grigio, cosa che ho suggerito io, perché degli accessori da sposa bianchi su sfondo bianco io guardo l'e-commerce e non vedo niente, non percepisco il prodotto, invece con un grigio sotto, un grigio 18% che poi diventa forse anche un po' più scuro in scatto perché sto esponendo un oggetto bianco, mi dà quel giusto contrasto per cui percepisco bene il prodotto. Ora, quello era un contesto comunque di luce controllata e di sfondo neutro. In questo caso lo sfondo non è tanto neutro, perché sì, è grigio, però c'è della roba nello sfondo, c'è una saracinesca, c'è una texture, c'è comunque, è uno sfondo vero, palpabile, non è un backdrop di cui non si capisce niente come quello che ho io alle spalle, è proprio un contesto reale. Sono, dicevo, contento di questa cosa per due motivi fondamentalmente. Il primo è che così non devo stare a scontornare i prodotti, pulire lo sfondo bianco, cioè questo tipo di sfondi è sporco per definizione perché è reale, quindi non devo aggiustare lo sfondo, è già giusto così, quindi significa lavoro in meno per me, quindi già per questo io sono estremamente felice. Il secondo motivo che mi rende particolarmente felice è che così ho la possibilità di sperimentare qualcosa di nuovo, ovvero anche per l'e-commerce non devo più fare le foto sempre tutte uguali, sempre tutte con la stessa angolazione, col cavalletto piuttosto che, ma posso sperimentare sia con l'illuminazione sia con la composizione qualcosa di nuovo e che sia più divertente da fare sia per me sia per le persone con cui lavoro, perché insomma già un indossato è un po' più divertente di uno still life, perché comunque c'è uno scambio con la cliente, con la modella, è un contesto volendo più giocoso, mettendoci anche uno sfondo vero si può giocare anche con lo sfondo in minima parte, nel senso che si può interagire con lo sfondo e far posizionare la modella o il soggetto in un modo particolare rispetto allo sfondo, o posizionare le luci di conseguenza per avere degli effetti particolari, cosa che con uno still life su sfondo bianco ovviamente non esiste. Le foto vanno quasi tutte verticali perché servono per l'e-commerce, quindi anche se sono ambientate vanno comunque sull'e-commerce, vanno comunque su uno shop online. Ci sono alcuni scatti che vengono specificamente richiesti per gli slider del sito, questi scatti ovviamente saranno orizzontali perché lo slider del sito è orizzontale, nonostante i formati mobile siano prevalentemente verticali, lo slider si realizza su computer, quindi si ragiona ancora a orientamento orizzontale. Ora, queste foto, che sono le mie preferite perché in questo caso sì che ho usato l'85 mm, queste foto sono scattate in orizzontale e sono, come vedete, completamente diverse perché sono fondamentalmente dei piani americani, quindi un po' più ravvicinati sulla nostra modella. Per quanto riguarda il set design,
ho cercato di ragionarmela in maniera molto smart, nel senso che mi sono detto, per fare questi scatti per lo slider bisogna spostarsi, perché non volevo lo stesso sfondo, non volevo lo sfondo così invadente, così presente, quindi ho cambiato l'angolo, mi sono spostato di 5 passi sulla mia destra, quindi ho inquadrato la scena in maniera diversa, ho dovuto spostare la mia luce a questo punto, perché la mia luce era proprio in mezzo tra me e la modella a questo punto, quindi ho spostato la mia luce e ho mantenuto costante il rapporto di distanza tra la mia luce e il soggetto. Ho chiesto al mio soggetto di spostarsi avanti rispetto allo sfondo, quindi ho separato un pochino il soggetto dallo sfondo, ho comunque mantenuto la distanza uguale. Quindi sostanzialmente si prende la modella, si prende la luce, si spostano entrambi di un tot, dopodiché si gira un pochino la luce. Semplicissimo, così ho questo semplicemente perché sono pigro. Sono pigro e non ho voglia di cambiare le impostazioni, quindi se io mantengo costante la distanza non devo cambiare le impostazioni della luce della camera, perché la luce che arriverà alla mia modella è sempre la stessa. Arriverà meno luce sullo sfondo perché è un po' più lontano ed è esattamente quello che io volevo. Così la modella viene fuori di più. Nello slider volevo andare a raggiungere il pubblico con qualcosa di un po' più vivace, quindi ho scurito un pochettino lo sfondo e portato un pochettino più fuori la ragazza. Ora, qui casca l'asino, e questo è uno dei miei trucchetti, proprio uno dei miei cavalli di battaglia, per cui la gente inizialmente ride e mi prende per un pazzo, poi dopo a fine shooting dicono, però non era stupida quella roba lì, La monetina. Qualcuno di voi giocava a bocce? Ora, mio nonno era un appassionato di bocce. Dovete sapere che quando si lancia a bocce, per tenere la posizione si prende una monetina o un segnaposto e si mette per terra, così si può togliere la propria boccia e lasciare spazio, però rimane il segno di dove era. Io faccio esattamente la stessa cosa, nel momento in cui devo spostare la mia modella e spostare la mia luce, ma so che devo tornare in posizione 1, perché la modella si è vestita in un certo modo, facciamo gli scatti in un certo modo, poi ci spostiamo, facciamo gli scatti in un altro modo, ma poi lei si cambia e dobbiamo tornare in posizione 1, giusto? Quindi che cosa si fa? Monetina in terra a segnare il punto in cui la modella aveva i piedi in posizione di partenza. Glielo si spiega ovviamente. E altra monetina esattamente dove stava il basamento del fusto centrale del treppiede che reggeva la luce. Ovviamente la direzione della luce in questo caso era quella, era puntata direttamente dove c'era la prima monetina, quindi ritrovare l'angolazione non è stato un problema. Per la distanza, monetine, così in questo modo io potevo spostare tutta la mia roba, spostare la modella e poi tornare in posizione 1 e avere esattamente, millimetricamente ovviamente non sarà mai uguale, però differenza di così pochi millimetri che è assolutamente ininfluente, così posso scattare due posizioni con una sola luce alternando senza fare neanche tanta fatica, perché comunque gli scatti dall'angolazione diversa non sono tantissimi, non erano tutti gli abiti ovviamente. Questo è un trucco che viene molto utile perché quando vi capita di dovervi spostare non la trovate più la posizione originale se non fate così. Anzi, in molti casi, in questo caso non l'ho fatto perché c'erano comunque dei segni sul pavimento che ho tenuto come riferimento per me e comunque ero abbastanza limitato dall'inquadratura, perché l'inquadratura era quella, nel senso che l'inquadratura era la saracinesca che faceva da sfondo. Ci sono dei casi in cui metto una monetina anche per ricordarmi la mia di posizione, che magari non ho punti di riferimento, io mi devo ricordare anche da dove scattavo io certe volte per farle tutte uguali, se non scatto con treppiede, cosa che in questo caso non ho fatto per un motivo ben preciso, ovvero avrei potuto scattare su treppiede, però la varietà di prodotti, la varietà di angoli e inquadrature che abbiamo fatto e la parte giocosa me l'hanno da un lato impedito, dall'altro me ne hanno proprio fatta passare la voglia di usare il treppiede. Nel senso che dover scattare con, ok, uno scatto su treppiede, poi tolgo da treppiede, mi avvicino, ne faccio un altro a mano, poi giro intorno, ne faccio uno laterale, poi mi sposto, ne faccio uno dal basso, poi torno sul treppiede, vabbè, cioè sono tutti a mano perché sono tante posizioni diverse e spesso diverse a seconda dell'abito, perché a seconda dell'abito mi diceva, la cliente mi diceva magari qui valorizziamo la manica, qui valorizziamo la gamba, insomma in un contesto così dinamico, con dei foulard poi, quindi si è detto magari gioca col foulard, fallo volare, con un contesto così dinamico scattare su treppiede è da un lato limitante, dall'altro mi sono detto ok, io adesso se le faccio tutte su treppiede, poi le devo cambiare tutte perché saranno tutte diverse, perché in un contesto così giocoso, così mobile, era inutile farle su treppiede. Ho preferito dire io le faccio a mano, le faccio giuste, le faccio con il frame giusto, che poi non devo croppare niente se non per avere il rapporto tra lato lungo e lato corto richiesto dal cliente, però
detto le faccio a mano, tanto mi fido di me stesso, le faccio tutte uguali ma senza cavalletto, perché in questo caso il cavalletto mi limita e basta. Poi, non essendo uno still life, non ne avevo bisogno, stavo usando il flash, quindi non avevo paura del mosso. Assolutamente un contesto dove mi sono detto: qui se usi il treppiede esci matto, ci metti il doppio e non ti dà un valore aggiunto, quindi falle a mano, tanto le inquadrature le sai, le fai tu. Buona, a posto. Ah, una cosa che non vi ho detto: durante questo shooting avrei dovuto utilizzare il color checker per avere il profilo colore personalizzato dello shooting. Non l'ho fatto perché? Perché l'avevo già fatto in precedenza. Perché io avevo già realizzato un shooting presso questa cliente e avevo già fatto un'esposizione facendo tenere il color checker in mano alla modella. Ora, per essere proprio precisi e fiscali, io avrei dovuto rifarlo, perché comunque erano due momenti diversi. Però mi sono anche detto: la luce è sempre la stessa perché è la mia, la camera è sempre la stessa perché è la mia roba, ho scattato esattamente più o meno con le stesse impostazioni nell'esatto stesso ambiente, quindi non ho reputato di dover realizzare un secondo profilo personalizzato, ho utilizzato il profilo che avevo utilizzato già in precedenza per il primo shooting, e devo dire che ha funzionato molto bene, perché comunque stesso contesto, più o meno stessa luce, stessa camera, stesso obiettivo, ha funzionato egregiamente. Avevo comunque durante il primo shooting fatto uno scatto con le luci già sistemate, quindi non uno scatto con le luci di prova, ma uno scatto con le luci definitive, se no non serve a niente, facendo tenere in mano il color checker alla modella. In questo modo ho il rapporto corretto e posso creare un profilo personalizzato per quello shooting e avere quindi i colori dei capi corretti e assolutamente accurati. Quindi abbiamo avuto una parte dello shooting dedicata all'indossato, che è questa di cui vi ho parlato. Una seconda parte dello shooting è stata dedicata a un mini still life, nel senso che abbiamo realizzato delle foto still life delle scarpe presenti in negozio, che non erano neanche tante, sono state una ventina di scarpe, di cui abbiamo realizzato alcuni scatti ciascuna. Queste scarpe sono state semplicemente posizionate sul pavimento di questo cortiletto, è un pavimento di cemento un po' industrial, un po' grunge, che è stato scelto proprio per le sue caratteristiche, perché è colore neutro, quindi non disturba la vista del prodotto, non confonde i colori del prodotto, non è quel solito sfondo bianco che vediamo sempre sugli e-commerce, quindi è stato scelto intanto per coerenza con le altre foto, perché più o meno mantiene non gli stessi colori, perché è grigio, però lo stesso mood delle foto dell'indossato, proprio appunto perché comunque essendo scattato nello stesso identico ambiente, lo stesso giorno, alla stessa ora, era esattamente la stessa luce, lo stesso mood. Abbiamo scattato le scarpe prevalentemente dall'alto, anche qui sempre in formato verticale, perché comunque la destinazione era sempre la medesima. Il posizionamento delle scarpe nel frame è stato stabilito quasi sempre dalla cliente, perché è una cliente che ha un approccio molto tecnico rispetto alla fotografia della scarpa e sa esattamente che cosa vuole far vedere, che cosa vuole mettere in evidenza per ogni tipo di calzatura. Quindi in questo caso io so posizionare delle scarpe, ma non sono così tecnico sulla scarpa, quindi mi sono affidato molto a quella che è l'esperienza della cliente, anche perché le voleva esattamente in quel modo, e quando un cliente sa quello che vuole e quello che vuole non è una cappellata ma è una cosa coerente e che ci sta, io dico: ragazzi, cappello, ti seguo. Viceversa, quando il cliente sta dicendo una castroneria, bisogna in qualche modo, non si può mai dire al cliente: hai detto una boiata, però bisogna cercare di fargli capire: no, guarda, è colpa mia, però così non riesco a fare, non vengono bene, e lo si porta verso una soluzione che sia fattibile, decorosa e che dia un buon risultato. Perché quando noi consigliamo una cosa al cliente non deve essere perché siamo pigri e non lo vogliamo fare, deve essere orientato al risultato. Ti consiglio questa cosa perché viene bene, ti sconsiglio quest'altra perché o non so come viene o perché so che viene male. Quindi, seconda fase dello shooting, qui ci siamo serviti solamente della luce naturale, che comunque era abbastanza diffusa perché era riflessa dai palazzi di fronte, il cortiletto era prevalentemente all'ombra, arrivava il sole riflesso dalla facciata del palazzo di fronte che era chiara, quindi abbiamo utilizzato la luce naturale, parte di shooting particolarmente facile e scorrevole perché abbiamo scattato pum 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 i quattro scatti di tutte le varie calzature con anche il calzino abbinato, tutto liscio, fine dello shooting. Ora, che cosa succede una volta rientrati nella Batcaverna? Succede che dobbiamo fare la post-produzione. Ora, sviluppo digitale semplicissimo, perché quando si scatta in questo contesto, luce prevalentemente controllata, inquadratura quasi sempre la stessa, io di solito non lavoro sulle prime quattro foto, perché lì magari ho ancora fatto qualche cambiamento, però dalla decima foto in poi sono tutte uguali, perché lì ho capito, consolidato, ho visto magari tre cambi, ho visto che va bene così, quindi vado in una foto a metà dello shooting, seleziono quella e faccio il mio sviluppo digitale su quella, dopodiché
applico quelle che sono le impostazioni del mio sviluppo digitale, le applico a tutte le foto, sia quelle sopra che a quelle sotto. Andrà sempre bene perché il contesto è sempre lo stesso, la luce è sempre la stessa, l'esposizione corretta io la faccio di solito sull'incarnato della modella, quindi sia che la modella avesse un vestito chiaro, sia che ne avesse uno scuro, più o meno rientriamo in quel range lì. Sicuramente ho dovuto recuperare un pochettino di alte luci sia quando aveva le camicette bianche, e sicuramente ho dovuto recuperare un po' di ombre quando aveva i pantaloni o la giacca nera, sicuramente. Però più o meno siamo in un range che è sempre accettabile, perché se l'esposizione dell'incarnato è giusta, d'altronde lo capisce anche il cliente. Nel momento in cui la carnagione è giusta, io se ho sovraesposto un pochino una maglietta bianca, una collanina di perle chiare, è normale, ci sta, l'esposizione è corretta perché lo vedi dall'esposizione del viso, quindi assolutamente in un range accettabile e comunque recuperabile perché abbiamo scattato tutto in RAW. Lo sviluppo digitale ha visto esattamente queste fasi. La prima cosa è la selezione di un profilo colore. Se ricordo bene, ho usato il profilo portrait di Adobe in questo caso, quindi selezionato il profilo colore, dopodiché applicato i miei preset, soliti preset che metto sempre, che vi lascio anche in free download, link in descrizione a chi interessasse, preset che utilizzo prevalentemente per rendere più nitida l'immagine, perché a me piace molto la grana di Canon, però rispetto ad altri competitor è un po' morbido ogni tanto, è un po' morbida l'immagine, il file d'uscita, quindi gli do un pochettino di nitidezza in post, così arrivo esattamente al punto che voglio io, che mi permette di far vedere bene i dettagli anche dalla distanza. Quindi uno dei preset che uso sempre è questo. Non ho usato altri preset in questo caso perché quello che mi interessava era preservare quella che era la scena così com'era, quindi ho usato solo un preset per la definizione dell'immagine. Non ho modificato i colori perché ho illuminato la scena in un modo che comunque mi piaceva senza alterare minimamente i colori, e ho applicato il mio profilo personalizzato che avevo importato precedentemente. A questo punto la foto era pressoché finita. La cosa più spinosa è venuta fuori proprio a questo punto. Una volta terminato lo sviluppo digitale, ho dovuto esportare le immagini, e come vi avevo detto in precedenza, ho dovuto esportarle con delle misure ben precise che mi erano state fornite dalla cliente. Non sono le misure classiche con cui esporto di solito, perché solitamente io esporto a risoluzione nativa e consegno le foto in questo modo. In questo modo il cliente può farci quello che vuole, può metterle online, può ridurle con dei tool online di compressione delle immagini, ma può anche stamparsele grosse così, perché io gliele ho date a risoluzione nativa. In questo caso mi è stata chiesta direttamente una risoluzione web, quindi 72 dpi, e mi è stato chiesto un formato particolare che è 2500x2000 pixel. È un formato che non è il classico 3x2 o 2x3 che esce come file d'uscita dalle mie camere, che riprendono il formato della pellicola. La pellicola originariamente era 3x2 e quello è il formato nativo che io di solito consegno al cliente. In questo caso non ho potuto consegnare quel formato, me la sono dovuta giocare in un modo un po' smart. Nel senso che cosa succede nel momento in cui io ho una foto che è 3x2 di rapporto e la esporto andando a dirgli, perché io in fase di esportazione posso scegliere le misure di lato lungo e lato corto, cosa succede se io prendo un'immagine con un rapporto e gli dico in fase di esportazione esportamelo con quest'altro rapporto? Beh, vi devo dire la verità, non me lo ricordo neanche che cosa succede, perché è sbagliato agire così. Quindi non mi ricordo che cosa succede, però le possibilità sono due. La mia immagine verrà o rifilata automaticamente, quindi automaticamente significa in maniera che non mi va bene, perché potrei tagliare pezzi della modella, potrei tagliare pezzi del soggetto, quindi non mi va bene che venga croppata in automatico. Oppure potrebbe venire stretchata, anche questo non mi va bene. Sono in entrambi i casi è un'operazione di esportazione che non va a buon fine, perché consegno alla cliente delle immagini falsate che non vanno bene assolutamente. Quindi come si fa però? Non posso pensare di dover andare a rifilarmele tutte a mano, giusto? E non ne ho neanche voglia, perché come vi dico spesso, io sono una persona molto pigra. Per cui che cosa ho fatto? Sono andato a prendere lo strumento taglierina, quindi ho rifilato un'immagine. Ho cercato io comunque, cioè sapendo che avrei dovuto fare questa cosa, ho cercato di scattare tenendo il soggetto sempre bene in centro, Quindi se avessi sfasato, se fossi andato a usare molto la regola dei terzi, poi questa cosa sui lati lunghi non avrebbe funzionato, ma io sapendola già la misura ho cercato di stare più nel centro possibile. Quindi tipico caso in cui la regola dei terzi è andata a farsi benedire, perché io ho tenuto sempre il soggetto in centro perché sapevo che poi avrei dovuto rifilarlo, e anche perché in un e-commerce non si usa la regola dei terzi, ma vabbè. Quindi che cosa ho fatto? Ho preso lo strumento taglierina e ho impostato un rapporto 20-25. In questo modo avevo esattamente il rapporto che mi serviva per poi fare il rifilo. Ho posizionato il mio nuovo frame e ho visto che cascava giusto. Sono poi ovviamente andato a controllarmi le immagini, le ho scorse velocemente, e se ce n'era qualcuna e
ce n'erano in cui avevo magari sfasato un pochino e quindi magari venivano tagliati i piedi o veniva tagliata la testa della modella, sono andato a riposizionare il frame, ma solo in quei pochi casi. In questo modo avevo la proporzione giusta tra lato lungo e lato corto su tutte le foto, avendo impostato questo metodo di ritaglio. Adesso viene la seconda parte, perché adesso io potevo esportare le mie foto essendo sicuro che il rapporto fosse giusto e che fossero già rifilate, quindi non avrei avuto né rifilo automatico né tantomeno un'immagine stracciata. A questo punto, in fase di export, io avrei potuto stare lì a dirgli fammi il lato verticale di 2500 pixel e il lato orizzontale di 2000 pixel, oltre a esportarmela a 72 dpi, avrei potuto fare anche così. Però, sempre siccome sono pigro, lo sapete che sono pigro, ve lo dico sempre, dai. Sempre siccome sono pigro, gli ho detto semplicemente lato lungo 2500 pixel. Perché? Perché in questo modo non ho neanche dovuto fare due export, perché vi ricordate che c'erano alcune foto orizzontali. In questo modo non ho neanche dovuto ricordarmi, esporto prima questa, poi quest'altra, poi torno a quella lì per... No, le ho fatte tutte insieme, un unico export, gli ho semplicemente detto che il lato lungo doveva essere di 2500 pixel. In questo modo mi ha esportato sia le orizzontali sia le verticali, già con il rapporto giusto, già con la misura giusta. Ho impostato profilo colore sRGB in uscita, perché sapevo che queste foto finivano solo sul web, quindi era inutile lasciargli un Adobe RGB che poi sarebbe andato a rendere i colori meno vividi quando le foto fossero state postate sui social o messe online. Quindi ho impostato già sRGB, perché tanto quella sarà l'unica destinazione delle foto. Ora, una piccola notazione personale per quanto riguarda gli shooting per e-commerce. Lo shooting per e-commerce, l'ho già detto in un video precedente, è il genere in questo momento che secondo me sta spingendo di più, perché vista la situazione a cui tutti purtroppo siamo sottoposti, è più difficile che le persone si rechino in negozio, è più facile che guardino le cose da casa, per cui è un genere fotografico che sta veramente crescendo e crescono anche i gusti e si sviluppano. Quindi, come vi dicevo prima, adesso si cerca magari di non fare il solito sfondo bianco per differenziarsi dagli altri, perché uno sfondo, come in questo caso, può non essere niente di spettacolare, quindi non è che uno compra il prodotto per via dello sfondo, però comunque uno sfondo può contribuire a creare un mood per il negozio, per l'attività, e quindi può in qualche maniera contribuire a differenziarci dai nostri competitor. Se i nostri competitor hanno fatto tutto su sfondo bianco e noi invece abbiamo fatto una scelta di uno sfondo che è replicabile perché fa parte del retro del nostro negozio, quindi possiamo andare a implementare gli scatti successivamente mantenendo quello stile, può diventare una cosa veramente che ci differenzia e che rende il nostro marchio, il nostro brand riconoscibile a prima vista. Si va comunque verso questa soluzione ibrida, ovvero per il negozio locale c'è soprattutto la visita in negozio, ma c'è anche la parte online che comunque cresce, perché cresce. Con questo io credo di avervi detto tutto quello che è successo durante questo shooting. Sfortunatamente per voi non ci sono stati incidenti divertenti che vi posso riferire, quindi non ho rotto niente, non ho perso niente, non si è messo a piovere a metà. Giornata tutto sommato gradevole, anche se un po' faticosa ovviamente, perché trasportare la roba non è mai semplice. Una cosa che dovete sempre ricordarvi quando andate a scattare è che la roba pesa, quindi calcolate bene la distanza tra dove potete posteggiare e la location finale, calcolate bene quanti viaggi dovete fare, perché calcolate bene anche in base al vostro fisico, perché per esempio io sono riuscito a trasportare tutto in un viaggio solo, mi sono messo tutte le borse addosso, sembravo uno sherpa, facevo probabilmente ridere, però sono riuscito a portare tutto in un solo viaggio e avevo posteggiato relativamente vicino. Da tenere conto questa cosa, perché se sapete già che dovete portarvi 40 kg di roba, forse a quel punto è meglio che calcolate di portarvi una sessantina di kg in più e vi portate anche un assistente che vi aiuta, perché sennò veramente impazziamo tutti. Bene, questa prima puntata della rubrica termina qui. Io a questo punto vi invito a farmi sapere in un commento se questo tipo di rubrica vi serve, vi interessa, e se c'è qualcosa di più specifico che vorreste sapere riguardo agli shooting che vengono realizzati. Ora, in questo caso non mi auguro tanto che abbiate imparato qualcosa, perché qui non è questione di imparare, è questione un pochettino di entrare nel mood, ma vi invito comunque a lasciare un like a questo video e a iscrivervi. Lasciatemi soprattutto un commento per dirvi in che cosa questo tipo di rubrica vi può servire per ampliare quella che è la gamma di shooting che siete in grado di realizzare o che volete arrivare a realizzare, e io vi do appuntamento al prossimo video.